Buongiorno ragazzi, vi ricordo per chi volesse sostenere questo canale che ieri sera ha registrato dei numeri clamorosi live, 1030 persone, picco massimo, canale da nemmeno 10.000 iscritti, canale con 7 milioni di visual in 2 anni. Vi devo dire grazie ai ragazzi, soprattutto, ho già fatto ieri sera, ma devo dire grazie a Effenberg, all'avvocato Piero, ad Alessandro, allo stesso avvocato Michele, a Michelangelo, a tutti quelli che hanno partecipato a questo studio clamoroso, anche perché lo scenario di Octree noi l'abbiamo dipinto in una live 3 mesi fa e la live è ancora online. Tra l'altro, io non ho cancellato mai nessun video, semmai me li hanno cancellati i video chi mi tolse le password del canale. Io nel canale vecchio parlo, io non ho mai cancellato i video me li hanno cancellati loro. Lo scenario di Octree fu dipinto dall'avvocato Pierre, mi sembra, eravamo febbraio-marzo, dove l'avvocato Pierre disse Octree puoi scutere, puoi rivendere, infatti. La verità panorama in questi minuti è uscita fuori una notizia che potrei dire ha del clamoroso, ma non ce l'ha del clamoroso, perché la verità cosa dice? 8 minuti fa, Inter c'è già un acquirente pronto e Octree non ha interesse a svalutare il club. Quindi la verità panorama ieri sera è stata la prima a dire che era saltato l'accordo, ormai si stanno accodando tutti i giornali economico-finanziari a dire che l'accordo è saltato sempre se c'era un accordo. Ora, secondo voi, no? Perché qui poi dopo si va a offendere l'intelligenza delle persone. Secondo voi si sono accorti all'ultimo che Octree voleva quel 20% sulla rivendita? Sono cose che sapevano. Come, secondo voi, si riducono all'ultimo giorno? Tra l'altro c'è chi dice che il tempo è già finito, c'è chi dice c'è lunedì, ma i tecnicismi di queste operazioni ve le ha spiegate chi le fa queste operazioni, ovvero sia l'avvocato Pierre. Ma secondo voi, sono 3 anni che sanno che entro il 20 maggio va restituito il prestito, si riducono all'ultimo giorno a fare queste operazioni. Ma di cosa stiamo ragionando qui? Di cosa stiamo ragionando? Quindi, lo scenario fu dipinto dall'avvocato Pierre in live, ovvero sia Octree escute il pegno. La tiene per un periodo molto ma molto breve e poi la consegna ai sauditi, perché anche stamattina parlano soldi esclusivamente dei sauditi, che sono gli unici, non solamente gli unici compratori citati, sono gli unici in grado di prendere un impegno così a livello finanziario gravoso come è la nostra e amata Inter. Ora io volevo dire una cosa, quando si sistemerà tutto, io spero vivamente, non sto scherzando, e non sto nemmeno provocando, perché quando voglio provocare o voglio fare degli sfottò li faccio tranquillamente, sempre fino a un certo livello, come il reverendo per dirti stamattina. Il reverendo ho visto, non si pettina nemmeno più, a malapena si lava i denti, l'ho visto in difficoltà, però è stato umile nel dire Zhang ormai non ha quasi più strade. E devo fare i complimenti al reverendo, perché stamattina ha capito che è inutile combattere contro i mulini a vento, fa anche rima. Tra l'altro, lo scenario dipinto in questo canale, certificato, quale fu, può anche succedere, avvocato Pierre, Octree escute il pegno, la tiene pochissimo, pochissimo tempo, quanto può essere, 3 mesi, 6 mesi, e poi la gira ai sauditi. Perché ormai penso che tutti abbiano capito, tranne il socio del truffatore, che gli unici compratori sono i sauditi. Tra l'altro, loro che facevano le live su Invescorp, ha smentito ufficialmente 2 mesi fa che non è mai stata interessata all'Inter. Zilliacus, solo loro potevano fare le live come Zilliacus, compratore dell'Inter, perché cioè, Zilliacus ha anche un mandato d'arresto a Singapore, da quello che ho letto e da quello che scrivono. Solo loro hanno di Amazon, hanno parlato solo loro di roba che non esiste mai e poi vorrebbero fare i professori. Voi potete fare solo le live piene di odio, a cui io non rispondo nemmeno. Ma vi dovreste vergognare, voi vi dovreste nascondere. Ma a parte questo, oggi voglio essere più buono. Sky Germania mi hanno chiamato, chi di voi abita in Germania può verificare. In questo canale ci sono tante persone
tanti italiani che abitano in Germania a causa lavoro, dove si sono fatti una famiglia, si sono sposati. Sky Germania ha detto che l'Inter è di ottiche e che passerà molto presto ai sauditi. Andate pure a controllare. Magari questa notizia di rimbalzo arriverà in Italia tra un po'. Quello però io chiedo. Quello che io chiedo. Ora qualcuno rimarrà spiazzato barra scioccato. Io spero che quando, tanto ormai si sta sistemando tutto, perché a me quello che dispiace è vedere tanti sostenitori, che poi io ragazzi, ognuno fa quello che gli pare, ci mancherebbe. Quello che mi è dispiaciuto tanto in questi anni è vedere tanti sostenitori di questa proprietà che non sono riusciti a capire la gravità della situazione. E questo mi dispiace perché io posso capire uno che guarda la palla che entra dentro, ma posso capire i miei figli che hanno 10 anni, posso capire un ragazzino di 18 anni, ma non gente adulta che guarda solo la palla che entra dentro. Nel calcio non c'è solamente la palla che entra dentro. Ci sono anche altre cose. Tra l'altro, ci vorrebbero anche i soldi per andare avanti. Vi dico anche questo. Magari non lo sapevate. Lo sapevate che non si può andare avanti solo con i debiti soci, che per tenere le squadre di calcio servono anche i soldi. Comunque, spero che poi dopo la nuova proprietà riunisca tutti gli interisti e che non li divida più, perché questa proprietà, come mai nessuna, ha diviso tutti gli interisti. Ci becchiamo più tardi. Ciao, Inter.